Buoni pasto, carta straccia, i ticket qui non rimborsati, commercianti senza soldi, lavoratori con pezzi di carta che nessuno vuole, la Procura di Genova apre un'inchiesta. E allora, è proprio da qui che ripartiamo. Cosa è accaduto? Magari ve ne sarete anche accorti, da qualche settimana in molti esercizi ormai rifiutano i buoni tasti, per intenderci quelli bianchi e gialli. Le ipotesi di reato a cui starebbe lavorando la Procura, ed è quella di Genova, sono quelle di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta. Cosa è accaduto? Che la società non rimborsa, cioè non trasforma in valute i buoni pasto. E quindi che succede? Succede che chi li ha accettati non trasforma questi pezzi di carta in valuta e chi li riceve in busta paga se li vede rifiutati. Carta straccia è un mercato da rifare? Funziona il mercato dei buoni pasto? Siccome è una storia, una vicenda in cui molti di noi potrebbero ritrovarsi, sono molto diffusi i buoni pasto, vale, pensate che sono circa 2,5 milioni i lavoratori che oggi ne usufruiscono. Noi salutiamo Aldo Mario Cursano, vicario nazionale della FIPE di Confcommercio, benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, corretto più o meno il riassunto, insomma, questi particolari, non tutti, questi particolari buoni pasto a un certo punto si sono trasformati in carta straccia, troppo? Questi buoni sono diventati cattivi e quindi è un problema per chi li ha emessi, è un problema per il lavoratore ed è un problema di chi fino ad oggi ha comunque erogato un servizio importante al lavoratore e che da molti mesi continua a non riscuotere, avendo in crisi in proprio la propria azienda. Quindi allora, cerchiamo di chiarirci, noi adesso sono le 13:21, io sono qui e ovviamente non sto pranzando, ma spero per molti che invece siano a pranzo. 4 su 10 tra chi lavora, quando esce, paga così, con quella che è diventato ormai in qualche modo un benefit. Allora, è successo che questa società di fatto a un certo punto continuava ad emetterli ma non era in grado di rimborsarli, mi par di capire. Esatto, perché il problema è l'aggiudicazione nelle gare, in cui il massimo ribasso con cui si offre in questo diritto del lavoratore di alimentarsi ha creato questa degenerazione in cui da un valore nominale condiviso questi massimi ribassi hanno creato questa degenerazione, colpendo chi probabilmente ha usato atteggiamenti e offerte molto aggressive e quindi non è stato in grado poi di adempiere agli impegni contrattuali, creando un problema serio per il mercato in generale, perché ci sono operatori che invece sono corretti, che onorano i tempi, che rispettano i contratti, ma appunto l'ambito della Consip... Diciamo che qualche nostro ascoltatore giustamente ci dice: i buoni pasto fanno un po' comodo a tutti perché non sono tassati in busta paga, e questo è vero. 349-238-6666, aspettiamo come sempre anche i vostri commenti. Però succede ad esempio, di fatto anche una banconota è un pezzo di carta, ma c'è il corrispettivo da qualche parte, le banche devono avere dei depositi, ci sono fondi di garanzia per questa che di fatto è una valuta? Questo è il vero problema che noi come mondo dei pubblici esercizi, che siamo quelli che poi di fatto eroghiamo il servizio, abbiamo posto come elemento centrale: l'aspetto reputazionale e soprattutto la garanzia per la solvibilità di chi partecipa a questi grandi lotti, perché ad oggi c'è stata una superficialità di approccio in cui chiunque faceva proposte tra virgolette oscene pur di aggiudicarsi un appalto. Cioè, io arrivo e dico: io adesso vi offro dei buoni pasto, costano meno, prendete i miei, ma non c'è una garanzia che ci siano soldi dietro questo. 20.000 euro di capitale sociale, uno partecipa ad aste di miliardi, ecco perché questo sistema è diventato un sistema speculativo, finanziario, rispetto a un bisogno di un lavoratore di alimentarsi. Allora, un ascoltatore ci dice: fate il nome di questa azienda, non è segreta, anche perché appunto la Procura di Genova ha aperto un'inchiesta, è la Qui. Quindi quelli bianchi e gialli. Ovviamente nessuno qui vuole generalizzare, stiamo parlando di un'inchiesta che realmente si è aperta, con gente che ha in mano questi ticket, questi buoni pasto, e commercianti che a questo punto hanno dei debiti. È un mercato che vale circa 3 miliardi, quindi non è poco. E poi, come diceva, c'è aperta ancora una gara Consip per il 2019, quindi a questo punto la qui tra l'altro è tra i possibili concorrenti ancora?
Assolutamente sì, partecipa con forme e società diverse perché comunque è un mercato molto ghiotto in cui chiunque ci prova, quindi sta a chi deve garantire il lavoratore, le aziende e il mercato stabilire delle regole tali a garanzia di tutti, perché ad oggi si è fatto il gioco della speculazione, dell'intermediazione, ma non del diritto del lavoratore e di chi come noi è chiamato poi alla fin fine a dare da mangiare. Quindi a dare da mangiare o a riceverli appunto comunque come quota di retribuzione per un lavoratore. Grazie allora a Aldo Mario Cursano, vicario nazionale della FIP, la procura di Genova indaga, vedremo cosa succederà, anche se dicevamo in questo momento un fondo di garanzia per queste cose non c'è. Parlavamo prima in